Presente naturalmente per questo allenamento cronometrato anche direttore tecnico della Nazionale di sci di fondo, Freddy Sauder. Buongiorno, che cosa ha visto quest'oggi? Buongiorno a tutti. Intanto ho visto delle belle piste, competitività tra gli atleti e quello è la cosa importante in questo momento per poter poi andare a fare le gare, non dico con una serenità, ma con abbastanza una bella carica per essere pronti alle sfide. La sua attenzione era più rivolta sulle qualifiche oppure poi sulle batterie? Ma in genere si guarda un po' complessivamente sia la qualifica, che quella è fondamentale per riuscire a entrare proprio in competizione, e poi anche il comportamento tattico che poi viene fuori dalle batterie, che ognuno poi sfrutta al meglio le sue capacità. Come giudica appunto a livello prestazionale queste due finali maschili e femminili? Ma direi bene, dei bei segnali, dei ragazzi giovani, cioè, erano competitivi tra di loro, poi certo c'è ancora un po' da limare con uno o con l'altro, però ho visto un movimento anche giovanile che si sta portando in su. La biatleta Federica Sanfilippo che si è fatta valere in questo tipo di format. Sì, brava lei, brave anche le altre ragazze che hanno cercato di sfidarla, ed è una giusta competizione, però anche un po' uno sprono anche per il movimento femminile di cercare di migliorare. I ragazzi invece non si sono fatti mancare un po' di tatticismo. Certo, i maschi hanno fatto un po' di tatticismo, anche se poi alla fine hanno dovuto, sì, tirare fuori il meglio di loro sullo sprint finale. Chiaramente qui possono ancora giocare un po' in questo modo, in Coppa del Mondo non si gioca così. Sauder, un tracciato, una pista che è piaciuta ad atleti e chiedo anche ai tecnici. È molto bella la pista e direi che in futuro sarebbe anche da proporre una gara fissa proprio in questo periodo, all'inizio della stagione. Soprattutto anche perché Livigno è pronto e si vede che è pronto, è tutto preparato alla perfezione. La gara si poteva fare anche una gara di Coppa Europa, tranquillo come Coppa Italia, molto professionale. I 1800 metri di quota non fanno dunque paura. No, i 1800 metri non devono far né paura, anche perché è importante quest'anno sui 1800, 1700 cercare di fare le gare a queste altitudini, perché le Olimpiadi saranno a queste altitudini. Tra poco il via anche del circuito di Coppa del Mondo, che cosa ci si attende dall'Italia? Ma dall'Italia vediamo un attimo, siamo all'inizio gare, vediamo un attimo come si sono sviluppati i nostri due ragazzi che si allenano con la Russia, vediamo un po' come si comportano nelle gare, e poi per il resto andiamo con un contingente un po' ridotto a Rucca, che lo poi implementiamo dopo le gare di Santa Caterina per vedere di fare delle buone staffette o dei team event. Avvia quest'oggi tra i ragazzi naturalmente anche un Michael Rastelli, reduce da un buon test in quel di Davos, ma che evidentemente è rimasto a casa. Sì, anche Michael ha fatto vedere dove vale di più in classico. Chiaramente è giusto che si confrontino ancora anche a Santa Caterina, per poi anche al prossimo test o Coppa Italia qui a Livigno il 3 di dicembre, per far bene e per riuscire ad andare uno ad Davos piuttosto che poi al Tour de Ski e far vedere quello che vale. Ed infine, come ha trovato invece le ragazze che tra una settimana saranno al calcetto di partenza della Coppa del Mondo, le ragazze presenti qui a Livigno? Ma sì, sono a buon livello e al momento andiamo su con quattro ragazze al nord, e poi ci raggiungeranno altre, penso, tre ragazze per cercare di far bene. Insomma, il livello al momento è quello che abbiamo, dobbiamo vedere internazionale, sul livello internazionale cosa rendiamo. Buona stagione, Freddy Sauder. Grazie mille a voi.